con un riconoscimento premio Bellini-Gar al professor Ernesto Falcidia, di cui vi leggerò una scheda. La casa di cura Falcidia, fondata nel 1966 dal professor Enrico Falcidia, con l'intento di creare in Sicilia una struttura privata avveniristica, è da sempre un centro di eccellenza nell'ambito dell'ostetricia e ginecologia e della medicina della riproduzione. Circa 30.000 neonati sono nati in casa di cura Falcidia. A disposizione delle pazienti, la casa di cura Falcidia offre inoltre una gamma completa di servizi che vanno dalla diagnosi prenatale alla psicoprofilassi ostetrica, dalla chirurgia ginecologica mini-invasiva alla patologia cervico-vaginale, dalla endoscopia diagnostica ed operativa alla senologia. Tutto, tutto. Si entra lì e ti rifanno da capo ai piedi. Dal 1997 la casa di cura opera attivamente anche nel settore della fecondazione assistita grazie a Fertilia, una unità di medicina della riproduzione all'avanguardia nella diagnosi e terapia della infertilità maschile e femminile. Quindi per la Falcidia, abbiamo il professor Ernesto Falcidia, eccolo qua, ecco. Chiamiamo sul palco. Ernesto Falcidia, venga. Eccolo, venga qui, venga al qui. Cetro. Vorrei leggere una nota su di lei, perché è veramente interessante. Il professor Ernesto Falcidia, attualmente direttore responsabile della Casa di Cura Falcidia e direttore scientifico di Fertilia, unità di medicina della riproduzione, si è laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania nel 1984 e successivamente specializzato in ostetricia e ginecologia. Successivamente viene nominato professore incaricato per l'insegnamento di medicina dell'età prenatale per la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Campus Biomedico di Roma. Dal 2005 a oggi gli viene affidato l'incarico per l'insegnamento teorico e pratico di tecniche inerenti alla fecondazione assistita nell'ambito della disciplina Biologia della Riproduzione, corso di laurea specialistica in Biologia Sanitaria, presso la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche di Catania. Una vita intensissima, professore. Abbastanza, sì. Allora, vogliamo chiamare a premiare? Sì, io prima volevo fare una domanda al professore. Certo, ma no. Cosa vuole una donna quando partorisce? Ecco, faccio una domanda proprio pratica per tutte le donne che magari sono in procinto di partorire. Intanto, prima di rispondere, posso ringraziare la grande Gianna, certo. Organizzatrice di questa splendida serata in una cornice che è più bella a Catania non si può. Volevo ringraziare parte della mia famiglia, i miei collaboratori, senza i quali questo premio sarebbe stato assolutamente impossibile, anzi dovrei dire le mie collaboratrici, perché per l'80% sono donne, hanno il problema delle quote rosa, fa un po' ridere perché sono quasi tutte donne, sono un po' sparse lì da... E allora le salutiamo, grande applauso, eccole lì, ciao a tutte. Cosa vuole una donna? Una donna vuole soffrire il meno possibile, vuole che tutto avvenga nella maniera più rapida, più sicura, col massimo della tecnologia, però non vuole essere considerato un numero, vuole una grande umanità. Dobbiamo utilizzare un po' un mix tra quello che la tecnologia e i protocolli ci offrono, di più moderno e di più recente, e nel contempo anche capire le esigenze, stare vicino umanamente alla paziente che partorisce. Un po' come un tempo quando c'era l'ostetrica.
Esatto, un'estetica tecnologica. Un'estetica tecnologica, quindi esatto, per essere più vicini, per essere umanamente assistiti, per essere capiti anche in questo. Migliaia di anni non è cambiato niente, no, sono proprio la sicurezza del fatto, certo. Benissimo. Perfetto, allora io chiamerei sul palco il presidente degli ordini dei medici, il dottor Buscema, prego, venga qui con noi, perché dobbiamo premiare il professor Ernesto Falcidia. Buonasera. E lo premiamo per tutto questo e altro che contraddistingue la sua carriera. Viene consegnato infatti il premio Bellini-Gar per aver continuato una grande tradizione medica a vantaggio delle donne catanesi che da quasi 50 anni hanno l'opportunità di concepire, procreare e curarsi in un'isola di efficienza, funzionalità, sicurezza e comfort. Grazie ad Ernesto Falcidia. Posso dirlo che anche tu sei nata da noi? Sì, dillo, anch'io. Grazie, mille grazie veramente, grazie a tutti. Vuole aggiungere qualcosa in merito? Io ringrazio innanzitutto a tutti gli organizzatori e a tutti gli intervenuti. Ringrazio Teleton per il grosso contributo che ha dato alla ricerca in questi anni. Ringrazio il dottore Maurizio Gibilaro, l'amico Maurizio, per l'impegno, la passione, la dedizione che mette per Teleton. Ricordiamoci sempre che una società credibile è una società che si occupa anche e soprattutto dei più deboli. Il professor Ernesto Falcidia è un carissimo amico, un grande professionista che ha fatto propri tre momenti fondamentali della nostra professione, che sono la ricerca, la didattica e l'assistenza, per creare nella sanità quello che il concetto di sanità, che è un dovere che ogni medico ha nei confronti dei propri assistiti, dei propri pazienti. Io aggiungerei anche di più, non ha creato solo il concetto di eccellenza, ma la percezione del concetto di eccellenza, che è un momento ancora più importante, perché è bene che la popolazione percepisca questo, perché oggi Ernesto Falcidia è un punto di riferimento per la nostra sanità. Quindi auguri, buon lavoro e continuiamo su questa scia. Grazie professore Ernesto Falcidia, grazie. Al dottor Buscema, presidente dell'Ordine dei Medici, e grazie per tutto il suo operato. Buona serata.